Quanti mesi? Quante vite occorrono per scrivere una frase che uguaglia in potenza la bellezza delle cose? Il criterio della vita è la bellezza. Parlo della bellezza. Non ci si mette a discutere su un vento d'aprile. Quando lo si incontra ci si sente rianimati. Vieni tu, dal cielo profondo o sorgi dall'abisso, bellezza? La bellezza è una preziosa traccia che l'eternità fa comparire a noi e che poi ci toglie via. È una manifestazione dell'eterno e al tempo stesso un segno di morte. Non ho mai visto qualcosa di brutto in tutta la mia vita. Perché quale che sia la forma di un oggetto, la luce, l'ombra, la prospettiva potranno sempre renderla bella. In cosa consiste il vostro progetto? Il nostro progetto consiste nella realizzazione di un anfiteatro posto nel piazzale davanti alle cascate. E verrà anche realizzata un'installazione di land art ispirata al bosco delle Aleve che circonda tutta la città. Il nostro progetto consiste nel creare un giardino geologico con le formazioni rocciose del territorio della Valle Varaita. Consisterebbe nel prendere dei massi e metterli in modo ordinato in quest'area, dove si può stare a passeggiare e dove eventualmente verranno poi montati dei giochi per bambini. La nostra idea è quella di realizzare in un book una presentazione delle tradizioni e dei costumi caratteristici della zona di Chianale e Ponte Chianale, soprattutto degli abiti tradizionali, per poi rivisitarli in chiave moderna. Il nostro gruppo ha deciso di realizzare delle luci d'artista da posizionare sopra il muretto della chiesa, prendendo spunto dai bindei e dai merletti degli abiti tipici. Il nostro gruppo creerà delle luci d'artista sagomate che verranno disposte nei parco giochi e nei giardinetti. Ispirandoci al paesaggio montano, realizzeremo un totem i cui pezzi formeranno un podio. Il nostro progetto consiste nella tessitura di una storia che si interseca con le leggende di Ponte Chianale. Ogni capitolo verrà presentato al pubblico attraverso dei leggii disposti sul percorso del bosco della Leve e con accanto le illustrazioni. Alla fine del percorso stesso vi sarà un leggio sul quale le persone potranno scrivere le proprie riflessioni personali. Il nostro progetto consiste nel mettere in giro per la città di Ponte Chianale delle frasi, detti o proverbi che si usano molto in quel luogo in piemontese. La nostra intenzione è quella di creare un podio sportivo che si possa eventualmente trasformare in un totem decorativo. Inoltre creeremo delle house of birds, casette per gli uccelli da posizionare nei boschi nel percorso lungo il lago. Lo scopo del nostro progetto è realizzare una land art legata a una caratteristica tipica di Ponte Chianale, ovvero lo stemma cittadino, e quindi di rimodernarlo per ottenere un oggetto di design innovativo. Il nostro progetto consiste nel creare immagini correlate legate agli altri progetti creati da altri gruppi. Il nostro progetto consiste nella realizzazione di particolari luci locali ispirate ai bindei, che erano delle decorazioni floreali che si trovavano su dei nastri degli abiti tipici della Valle Varaita. Faremo questo progetto nel muretto sottostante la chiesa e nel borgo appena sopra Ponte Chianale, per le strade. Il nostro gruppo si occupa dell'illustrazione della favola ed è supporto su cui posizionarlo. Il nostro gruppo è volto allo studio della riqualificazione dell'arredo urbano, specialmente nel parco della Leve, in cui vorremmo realizzare un percorso in cui verranno fatte manifestazioni e giochi a tema senza intaccare in alcun modo la natura circostante. Il nostro gruppo si occupa della progettazione e della realizzazione di panchine book crossing, pini di legno decorativi e panchine giganti. Noi ci occupiamo della progettazione di panchine con finalità panoramiche che verranno poste sia all'interno di ambienti naturali, come ad esempio lungo delle passeggiate o il bosco, oppure all'interno delle varie cittadine. Inoltre il nostro progetto si occupa anche delle house of birds, ovvero delle casette per uccelli, che verranno poi integrate nel bosco. Per entrambi i nostri progetti ci siamo ispirati alla land art, o più precisamente alla site specific. Il nostro progetto consiste nel creare una favola ispirata alle leggende popolari che racconti la sommersione del paese di Chiesa. Questa storia verrà poi scritta nella passeggiata del bosco, così per divertire i bambini e per alleggerirvi il cammino. Questo progetto comprende la creazione di un book crossing da inserire all'interno del comune di Ponte Chianale e abbiamo pensato di ideare alcune sedute e
altre tipologie di collocazioni per creare un posto sicuro dove custodire i libri e il materiale utilizzato. Io e il mio compagno ci occupiamo della land art per Pontechianale. Creeremo delle costruzioni in modo da abbellire la città di Pontechianale e da renderla più appetibile alla gente. Noi invece ci occupiamo di costruire quella che è la favola ispirata al Bosco della Leve, un bosco particolare dove ci sono custoditi degli alberi che sono là da secoli. Questi alberi ovviamente hanno una storia e noi cerchiamo di rappresentarla nella nostra favola. Ci sta. La nostra idea è quella di realizzare in un book a forma di sagome che verranno disposte nei parco giochi. Ma perché a forma di sagome? Potremmo salutare. No. Ok, è ispirata alle leggende popolari del luogo e ho sbagliato. Il nostro progetto consiste, realizzare il nostro gruppo di lavoro è volto alla riqualificazione.